del 77 non li trovi da nessuna parte. Decidono di fare cose e non parlano mai d'amore. Non si svegliano la mattina, hanno poca serotonina, che comincia a funzionare la notte quando tutto assomiglia alla morte. Quelli di questa generazione sono laureati con la lode, non lavorano, stanno a casa, e l'orgoglio si trasforma in guerra e vorrebbero spaccar la faccia allo Stato che illude e li caccia, e delusi se ne vanno via dall'Italia in chemioterapia e non guarirà. Fermate quelle cellule e povera Italia, l'Italia dell'arte delle vedove, e si ripartirà per un'altra America. E non dimenticare di spedire una lettera ai genitori italiani, quelli poveri, sani, quelli che hanno sperato. Benedetto lo Stato, e se non sono capito, chiamatemi marziano. Uè, i songorosi tandaset, ah. Emma Drova pure a cocca parta. Bravo. Sono di quelli che comunque è rimasto e qualche mese fa si è pure sposato. Oh, prima di tutto volevate un bambino, ma vi è rimasto un bicchier di vino. E dopo un po' di conti e mille pianti diventerete rimbambiti e vecchi. Lavorerete il doppio e non vederlo sarebbe forse peggio che averlo. Risparmierete e forse tra 10 anni diventerete genitori e nonni. Si può capire un bimbo a 50 anni. Ed io non voglio regalare i sogni a questo Stato che ogni giorno mangia. Saluto la mia terra che mi caccia e non cambia mai. È diventata sterile l'Italia che brucia, l'Italia che mangia la cenere. E si ripartirà. Tu non dimenticar il suono della domenica, la primavera in fiore, il profumo del mare, il bel canto, l'amore, il tenore non strano. E se non sono capito, chiamatemi Amanda. Genitori italiani, quelli poveri, sani, quelli che hanno sperato. Benedetto lo Stato, e se non sono capito, quelli del 77 non li trovi da nessuna parte. Decidono di fare cose e non parlano mai d'amore.